Io sono sempre stata attratta dalla statua di Can Grande. È inevitabile con quel sorriso enigmatico, quella posa scattante. È una figura che esprime una grande vitalità. Ed in effetti, se uno conosce il personaggio di Can Grande, viene colpito proprio dalla sua vitalità. Mi sembrava giusto approfondire la conoscenza di questo personaggio perché fu particolarmente importante per la storia di Verona e anche per la storia dell'Alta Italia. Tant'è vero che fu capo dei Ghibellini. Estese il dominio di Verona su quasi tutto il Veneto, ospitò personaggi illustri dell'epoca, primo fra tutti Dante Alighieri, di cui divenne grande amico. Generò un grande fermento culturale ed economico, fu un guerriero temibile ed un signore generoso, insomma, si tratta di una figura veramente affascinante da conoscere. Il progetto di realizzare un documentario su Can Grande della Scala è, diciamo, il punto di arrivo di un percorso iniziato circa 7 anni fa. Insieme a mio marito Antonio Bulbarelli, quando il nostro studio videocinema, studio di produzione audiovisiva, si è orientato verso la produzione di documentari culturali. E da allora abbiamo realizzato una collana di opere, di documentari interamente dedicati alla storia, alla cultura e all'arte di Verona. Nella prospettiva di realizzare questo documentario su Can Grande della Scala, abbiamo conosciuto nel 2011 Fabio Sansoni, presidente dell'associazione culturale Scaligeri.com, che si occupa di rievocazione storica e di divulgazione culturale e che all'epoca stava organizzando la rievocazione storica dell'ascesa al potere di Can Grande, che scadeva in ottobre come settimo centenario. Pochi mesi dopo ho avuto la bella notizia di aver ricevuto un contributo della Regione Veneto a seguito di un bando appunto relativo a questo progetto e quindi abbiamo potuto iniziare le riprese. Sono molto contenta delle riprese, perché dal punto di vista della ricostruzione storica sono notevoli, direi, anche grazie appunto all'associazione Scaligeri.com che ci ha fornito gli abiti storici, le armature e gli oggetti di scena, nei quali sono stati particolarmente attenti e rigorosi. E anche le location sono particolarmente belle, perché abbiamo potuto godere di alcuni permessi speciali, come per esempio quello di utilizzare la Sala Rossa del Palazzo della Provincia, che è appunto anche il Palazzo di Can Grande. E grazie anche all'interessamento dell'assessore alla cultura e identità veneta Marco Ambrosini. E l'altra location particolarmente suggestiva è quella del chiostro di San Zeno e della torre dell'abbazia di San Zeno, per le quali devo ringraziare l'abate appunto di San Zeno e l'associazione Chiese Vive. E infine, un'altra cosa che ha reso particolarmente ricco questo documentario è un'armatura speciale. Si tratta di un'armatura fatta realizzare dalla squadra di calcio Chievo Verona in modo totalmente artigianale, sul modello della statua di Can Grande e affidata alle mani dell'artigiano esperto Gianfranco De Cano. Questa armatura particolarmente ricca e complessa ci è stata gentilmente prestata da Luca Campedelli, che ringrazio vivamente. Il modello su cui è stata costruita l'armatura del Chievo, fatalità, è proprio l'attore che io avevo scelto come Can Grande della Scala. Si tratta di Yuri Castorani, che è anche lui un rievocatore storico, nonché maestro di scherma storica e che appartiene all'Ordine delle Lame Scaligere. Sarà lui, appunto Yuri Castorani, il protagonista del nostro documentario, che aprirà in armatura, con questa armatura del Chievo, le partite della prossima stagione calcistica del Chievo. Domenica 2 settembre alle ore 16 presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia verrà presentato il trailer del documentario in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un video arricchito dalle suggestive musiche della cantante Patti Simon. Il documentario invece uscirà nel 2013 in collaborazione con l'assessore Ambrosini della provincia di Verona.